Giunta a Piombino dopo essere stata respinta dai porti di Gioia Tauro, Civitavecchia e La Spezia, la Costa Diadema, partita da Dubai lo scorso 13 marzo con a bordo oltre 1.200 membri di equipaggio, di cui 155 italiani, ha ricevuto l'autorizzazione all'attracco da parte del Comune di Piombino, in accordo con l'autorità portuale, la Capitaneria di Porto e la Protezione Civile. Decisivo l'intervento del Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, che ha dato rassicurazione al Sindaco Francesco Ferrari riguardo all'immediato trasferimento dei marittimi con sintomi da coronavirus già collocati attraverso mezzi idonei dedicati all'ospedale di Grosseto e in altre strutture Covid della Toscana. Più che comprensibili quindi le urla e il sollievo dell'equipaggio dopo giorni di lungo peregrinare. Operativo inoltre il punto medico avanzato predisposto sulla banchina dove è ormeggiata la Costa Diadema, che per il sindaco Ferrari rappresenta un'ulteriore garanzia sia per la salute dei membri dell'equipaggio, alcuni dei quali di nazionalità straniera che dovranno rispettare a bordo la quarantena obbligatoria in attesa delle procedure di rimpatrio, che per gli stessi residenti della città di Piombino. I tempi per lo sbarco dell'equipaggio si dilatano a causa anche di una difficoltà da parte della Farnesina a ottenere i nulla osta dai paesi di origine. Era allora importante questo presidio medico allestito ai piedi della nave, perché questo rappresenta sicuramente una garanzia sanitaria per coloro che dovessero aver bisogno all'interno della nave di un soccorso, di un aiuto medico, ma è anche un'ulteriore garanzia rispetto a quello che noi ci siamo sempre prefissati come obiettivo, cioè il non mettere a repentaglio la salute dei piombinesi né di un ospedale che, come sappiamo, non è un ospedale Covid. Attraverso questa struttura la garanzia c'è confermata, perché se qualcuno all'interno della nave dovesse aver necessità di un soccorso, troverà medici e sanitari qua preparati, competenti, che possono trattare e mettere in sicurezza il caso clinico per poi trasferire quel paziente in altri ospedali della regione Toscana, ospedali sì, quelli Covid. Quindi siamo tranquilli, abbiamo fatto la cosa giusta e continuiamo a avere garanzie che i piombinesi potranno essere orgogliosi della scelta, ma non rischieranno assolutamente niente della loro salute.